Commemorate a Parigi le vittime dell'attentato dell'Hypercacher, il ministro dell'interno Bruno Le Roux, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, gli ex primi ministri Manuel Valls e François Fillon, la comunità ebraica, gli ex ostaggi e le famiglie delle vittime si sono riuniti in un tendone davanti al supermercato dove il 9 gennaio di 2 anni fa furono uccise 4 persone. L'autore Hamedi Coulibaly, affiliato all'ISIL, fu abbattuto durante l'intervento del RAID, le forze speciali della polizia francese. Alcune persone riuscirono a salvarsi grazie alla Sana Batili, un dipendente maliano, naturalizzato francese poche settimane dopo l'attentato.